Allora, siamo qui a Marcianise, abbiamo incontrato per caso, ma un incontro casuale ma molto bello, con Loris del blog del Diodo Narratore e con Orlando Holly Black, che Holly è un Black. Rapper. Sì. E chiediamo di avere giusto qualche informazione sul blog del narratore. E dici qualcosa su... Allora, il blog del narratore è un argomento di tutto, parlo di giornale, parlo di doppiaggio, parlo di argomenti importanti che interessano le persone. E le cose che mi piacciono fare è doppiare. Ho questa passione di doppiare giornale, dove mi capita, sulla stazione, dappertutto. Mi piace il doppiaggio perché ce l'ho da bambino, ce l'ho sempre avuto questo doppiare. Perché è bello mostrare e dare sentimenti nel doppiaggio, e dare un sentimento intenso di quanto tu dici una parola, perché la vuoi dire. Perché lo dici con il tuo cuore, dici semplice un ciao. Quando tu senti il doppiaggio televisivo, no? Senti quei film in doppiaggi, no? Ci sono dei sentimenti dietro che trasmettono in quei doppiaggi, quindi mi piace... Tipo cosa ti piace doppiare? Cosa mi piace doppiare? Le frasi poetiche. Tipo... O doppiare frasi poetiche che doppio qualcosa, io. Doppia qualcosa, dai. Ok, faccio tipo quello di D-Max. Ehi fratello, dove sono quei $40 che mi dovevi, amico? Che una cosa del genere, fatto un... Bravo. E passiamo alla linea... Ci farebbe piacere collaborare con CHS, magari diciamo per dare... Sì, questa è una collaborazione, questa è la nostra prima collaborazione con il blog del narratore e Holly Black Corporation Rap e con la vostra collaborazione. Sì. In effetti CHS significa Craft Hacker Space. Lo spazio dove diciamo le persone possono creare cose nuove, quindi la cosa migliore è proprio questo rapporto, questa è proprio bella l'idea diciamo di collaborare con voi e poter magari potremo lavorare, cominciare con The Nuclear, tutti e quattro insieme, possiamo creare qualcosa. Io so che voi oltre al doppiaggio che di cui stavi parlando prima scrivete anche testi in ambito rap. Lui è professionista del test. Sì, io scrivo test. Ci vuoi parlare anche un po' del canale TikTok? Ah, sul mio canale di TikTok parlo di doppiaggio. Doppiaggio come tipo giornale. Parlo di argomenti di con Fabrizio Corona, Silvio Berlusconi, che attualmente è deceduto a 86 anni e a San Raffaele. Questa cosa ci dispiace davvero tanto. Se faccio con Oianzi la famiglia Berlusconi, che poi l'ho già detto on TikTok, e poi faccio video e interviste a VIP famosi come Elettra Lamborghini, come Fabrizio Corona, tanti altri. Sul doppiaggio diciamo si trovano begli esempi tuoi di doppiaggio, ci sono anche delle guide magari dei tutorial, delle cose... No, tutorial ancora non li ho fatti, però li farò. Va bene, ottimo.